Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi mi è arrivato un pacco gigantesco. Faccio vedere se riesco ad alzarlo perché è veramente enorme. Da collagenil. Sono tutto prodotti per la cura della pelle, l'igiene, insomma la bellezza della pelle. Ho davvero un sacco di roba da farvi vedere, quindi iniziamo da queste che sembrano uguali ma non lo sono. Una è un'acqua micellare, l'altra è un'acqua rivitalizzante soluzione micellare. Qui non c'è scritto per che tipo di pelli sia, qui invece c'è scritto pelle secca e sensibile, quindi credo che appunto siano entrambi tipo acque micellari struccanti per tutto il viso, occhi eccetera, ma una delle due sia un po' più indicata per le pelli secche e sensibili. La mia è mista e sensibile, non so mai in quale categoria inserirla perché esiste anche mista e sensibile. Di solito fanno la linea per pelli secche e sensibili e la linea per pelli miste, però esistiamo anche noi. Tra l'altro ci sono 400 ml di prodotto in ogni flacone, quindi io qua ho quasi un litro di acqua micellare, credo di essere a posto, non per un anno, per due anni, ok? Ci sono altri due flaconi, uno è un fluido detergente dedicato a tutto il body e non contiene SLS, parabeni, petrolati, SLES, che non so che cosa siano. Comunque è un gel delicato per la detergenza di viso e corpo, molto interessante perché io di solito uso tipo nella doccia ho il detergente per il viso e poi un altro che è il detergente corpo, tipo il gel doccia schiuma, come volete chiamarlo. Questo è molto interessante perché alla fin fine si può utilizzare sia per il viso che per il corpo ed è appunto pratico. Tra l'altro lo porterò dietro, mi prenderò un po' di questo flacone quando viaggio. E poi c'è il Hydra Body, fluido corpo idratante e nutriente, anche qui molto interessante. Figa con olio di avocado e proteine del riso, sto leggendo malissimo. Collagenil Hydra Body è un fluido corpo dalle proprietà nutrienti e idratanti, con la sua texture morbida e leggera dona alla pelle tonicità e freschezza, non unge, si assorbe rapidamente, ideale anche come latte dopo sole. Fantastico, interessante, annusiamo, perché se io non annuso i prodotti non sono io, lo sapete. Ovviamente mi sporco anche sempre. No, in realtà è un profumo molto molto delicato, ma di solito i prodotti di linea, appunto di dermocosmesi eccetera, non hanno profumazioni troppo forti, altrimenti possono aggredire la pelle, cosa che purtroppo succede anche a me. Poi c'è, questa è della linea Lift and Save, ho sentito molto parlare di questa linea, sono prodotti molto molto validi. Questo è un siero lifting istantaneo e poi ho visto che c'è anche la sempre Lift and Save 24 ore effetto lifting intensivo, ma la crema, quindi questi due prodotti vanno tipo a braccetto, si applica prima ovviamente il siero e poi la crema. Come al solito, piccolo consiglio, altrimenti si annulla un po' l'effetto del siero: quando applicate il siero aspettate parecchio che si sia completamente asciugato, cioè riassorbito, che venga riassorbito nella pelle, e poi andate ad applicare la crema idratante, perché se fate l'errore, anche lo facevo, di applicare il siero e subito dopo la crema idratante, praticamente come un po' annullare l'effetto di uno dei due, dipende quello che avete messo prima. Siero intensivo liftante ad azione Botox, e poi qui trattamento anti-aging giorno e notte ad azione distensiva profonda. Interessanti questi prodotti e appunto ero curiosa di provarli perché ne ho sentito parlare talmente bene. Vediamo se ce n'è un altro della linea Lift and Save. Sì, c'è questo che è un Perfect Eye Anti-Age Globale Occhi. Wow, sembra quasi un mascara. Ed ha questo applicatore, è super super morbido. Ok, carina questa cosa, perché così non si va ad impiastricciarsi le mani e a sporcare il prodotto. E se ci penso, io sono, e da quando sono piccolissima, cioè piccolissima, tipo penso la prima superiore di aver iniziato ad applicare prodotti per il viso, tipo inizialmente mettevo gel nel contorno occhi eccetera, quindi prodotti leggeri. Poi dal primo anno di università ho sempre applicato invece una crema un po' più idratante rispetto al gel, appunto nella zona del contorno occhi, più che altro per idratarla, ovviamente anche per prevenire le rughe, non mentirò, però più che altro per idratare la zona. È una cosa che consiglio sempre 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 sempre, me l'avete sentito dire molte volte, ma usate sempre una crema specifica per gli occhi nella zona del contorno occhi, non andate a stendere la crema che usate per il viso anche per il contorno occhi, almeno io non lo faccio mai, perché so che la zona del contorno occhi è molto più delicata, è molto più sottile, è molto più sensibile rispetto al resto del viso, quindi ha bisogno di una crema specifica se appunto non ho rughe nel contorno occhi
io credo di doverlo alle creme che ho sempre religiosamente steso mattina e sera, appunto attorno agli occhi. Poi c'è la Lipo Gel Multi Rigenerante Anti-Age, e questo è un Lipo Gel antiossidante intensivo, trattamento in olio gel idratante ed elasticizzante. Non ho capito se per il viso ho indicato per pelli da normali a miste. Grazie alla sua particolare profumazione lo rende non untuoso, di facile assorbimento, interessante. Quindi è un prodotto che si applica sul viso, intuisco, anti-aging, quindi anti-età, sempre da applicare prima della crema, secondo me, perché lo vedo un po' più come un siero piuttosto che una crema. Poi della linea Dry and Sensitive ci sono le gocce vitali, olio nutriente ristrutturante e la Eyes Area idratante occhi multifunzione. Amo gli idratanti occhi, rimango sempre senza perché ne stendo sempre tantissimo. Trattamento, specialmente la sera, trattamento urto idratante antiossidante, un trattamento concentrato anti-invecchiamento per viso, collo, décolleté a base dei più innovativi ed efficaci oli elasticizzanti e protettivi, fondamentali per mantenere la giovinezza e lo splendore di una pelle sana. Questa è una figata, quando la pelle, tipo in autunno, almeno a me succede, in estate tendo ad avere la pelle un po' più mista, in autunno, inverno tende a diventare un po' più secca, tipo qua sulle guance, quindi cosa faccio? Aggiungo un po' di olio alla crema idratante e la stendo soltanto sulle guance, poi sul resto del viso stendo la crema normale, semplicemente questo mi aiuta a idratare per bene le guance lasciando il resto del viso non unto. E poi appunto sempre della stessa linea c'è la Eyes Area idratante occhi multifunzione, quindi un trattamento idratante e protettivo. Molto interessante il fatto che sia adatto a pelli sensibili, mi rende ancora più tranquilla. Poi della linea Bio Longevity, ho sentito molto parlare di questa linea, e una cosa che ho sentito di questo brand è che ha un sistema per appunto la distribuzione della crema, cioè non so come volete chiamarla, molto particolare, e si chiama Airless, sistema Airless. Cioè, allora, non so se riuscite a vederlo, ma praticamente c'è tutto il vaso della crema è coperto da questo tappo tipo il silicone, e poi al centro di questo tappo c'è una specie di canale in rilievo, e questa specie di canale serve ad andare, esattamente, uscita la crema, adesso la applicheremo sulle mani, praticamente facendo in questo modo fuoriesce dal vasetto l'esatta quantità di crema di cui abbiamo bisogno, così uno non si spreca, e poi secondo me è una figata, a parte per gli sprechi, è una figata questa cosa perché non devo andare ad infilarci le mani dentro, e questo porta sempre un sacco di batteri. Ciò permette, questo leggevo prima, ciò permette a questo brand di inserire molti meno conservanti nei vasetti rispetto agli altri brand, perché appunto, e poi non c'entra nemmeno l'aria. Questa cosa è una figata, e questa appunto è la Night Repair, quindi crema viso per la notte. Poi sempre della stessa linea Bio Longevity ci sono altri 4 prodotti. C'è, allora, questo è un protettivo giorno, emulsione protettiva idratante per il giorno, quindi immagino che sia un pochino più leggero rispetto alla crema che va applicata appunto la notte. Poi sempre appunto della stessa linea c'è un idratante intensivo anti-age stimolante anti-età, questi nomi molto stimolante anti-età, trattamento cosmetico che combatte le rughe e stimola la rigenerazione delle fibre di sostegno. Anche questo molto interessante, e ce n'è anche parecchio di prodotto rispetto al siero. E poi altri 2 prodotti della linea Bio Longevity, c'è il siero serum attivatore di giovinezza, e poi c'è l'intensivo occhi, anche per quanto riguarda la crema occhi, ma penso con la skincare in generale di essere a posto per i prossimi 20 anni. E qui c'è il siero, è un cronotrattamento ad azione rivitalizzante intensiva, mentre il contorno occhi, insomma, trattamento urto contro rughe, borse ed occhiaie. Interessante, io appunto non passa un giorno che non applico la crema occhi. Poi della linea invece Repulp c'è il Lip Definer e lo Hyaluronic Gel Lip Definer, non so che cosa sia, crema labbra effetto plumping. Che figata, trattamento labbra rimodellante e rimpolpante istantaneo, volumizzante istantaneo dalla formula innovativa arricchita con acido ialuronico a basso peso molecolare, ridisegna il contorno delle labbra stimolando la riduzione delle rughe labiali verticali, le curve risultano più piene, istantaneamente più voluminose, idratate dall'aspetto ringiovanito. Che figata, praticamente è un modo più fare il filler. Lip Definer, Repulp, e questo invece che cos'è?
Repulp, idratante e multifunzione. Trattamento idratante, elasticizzante e rinfrescante con acido ialuronico. Ah, questo invece è per il viso. Viso e labbra. Io sono super 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 curiosa di provare questo lip definer. Vorrei togliere il rossetto e provarlo subito perché è molto molto interessante. Tra l'altro devo tornare a fare il filler sul labbro superiore. Non so se notate, ma si è tipo super sgonfiato, quindi praticamente si vede solo il labbro sotto. E quindi questa può essere una cosa molto molto interessante per me in questo momento, devo dire. Quindi grazie Collagenil, anche perché non sapevo dell'esistenza di un prodotto del genere, di nessun brand, penso che, cioè, mai visto, quindi interessantissimo. Poi della linea Body c'è il balm idratante elasticizzante, quindi questo è un balsamo appunto idratante elasticizzante molto interessante. Con liposomidi e scina, con collagene ed elastina, non so che cosa sia ma suona figo. Trattamento corpo, elasticizzante nutriente per reintegrare idratazione e tonicità. Molto interessante questa cosa. Devo dire che anche per quanto riguarda l'idratazione del corpo sono a posto per i prossimi 70 anni. Poi detergente restitutivo, cleansing detergente restitutivo, emulsione delicata. Credo che questo vada usato al posto del gel corpo, del gel doccia, praticamente un detergente per il corpo ed è tipo... deve essere anche molto idratante perché è fatto tipo in crema. Poi della linea invece Relax o Relux, come volete leggerlo, c'è il peeling cosmetico anti-aging che suona strafigo, trattamento acceleratore del rinnovamento cutaneo per viso, collo e décolleté. Molto molto interessante questo, questo prodotto. I peeling sono un ottimo modo per togliere tutte le cellule morte e far sì che la pelle abbia quell'aspetto un po' più radioso, un po' più giovane, un po' più luminoso. Quindi sono molto molto curiosa di addirittura togliere piccole cicatrici ed evidenti ispessimenti della pelle senza irritarla, anche le rughe. Wow, ok, questo è forse il prodotto più figo assieme al rimpolpante labbra. E poi appunto della linea Relux c'è la crema illuminante giorno, ovviamente un idratante per il viso, contrasta la secchezza cutanea donando un'immediata idratazione alla pelle, interessante anche questa. E poi ci sono, allora qui c'è la linea Active Matte, credo sia per pelli miste, grasse, purificante e normalizzante, una crema che è perfetta per i giorni in cui la pelle è super 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 grassa. E poi, che la mia pelle è stranissima, un giorno è secca, un giorno è grassa, io non capisco. E poi c'è la Dry and Sensitive, quando ero teenager mi dicevano sì, è così perché sei teenager, poi passa, invece non passa mai, è sempre così. E poi c'è la Dry and Sensitive, UVA 12 mesi, idratante multiprotettivo, trattamento cosmetico, ecoprotettivo ed idratante con filtri e schermi UVA, UVB ed IR, che non so che cosa siano sinceramente i filtri IR, se lo sapete scrivetemelo. Protegge, idrata e previene la formazione di macchie e segni di invecchiamento cutaneo precoce. Quindi questo è proprio tutto per questo mega haul Collagenil. Credo appunto di essere a posto per la vita per quanto riguarda la skincare, ma se avete qualsiasi domanda, richiesta eccetera, scrivetemi sempre tutto nei commenti, perché lo sapete, io leggo sempre 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 tutti i vostri commenti, mi diverto, appena metto sul video vado subito, metto un cuoricino a tutti, cerco di rispondere a tutte, spero che si veda, ditemi che si vede, vi prego, perché io ho la sensazione che a volte quando rispondo ai commenti poi tipo le mie risposte si vengano soffocate da un sacco di altri commenti e non so mai se riuscite a vedere che rispondo, quindi fatemi sapere, almeno i cuoricini che lascio spero si vedano. E niente, vi ringrazio ancora per tutti i bellissimi commenti che mi state lasciando in questi giorni, veramente gli auguri, siete fantastiche e fantastici, non mi dimentico anche dei maschietti, quindi un bacio enorme a tutti voi e noi ci vediamo alla prossima, ciao!